Sfioraia i Grigentini sul piede di guerra, non tutti però. Con propria ordinanza il presidente della regione Musumeci ha deciso la loro chiusura nei giorni festivi, ad eccezione di quelli che operano all'interno o in prossimità dei cimiteri. Gaetano Ravanà. Allora, voi avete contestato una decisione del DPCM che non consente l'apertura nei giorni di festivi dei fiorai che non sono in prossimità del cimitero. Sì, ovviamente, noi siamo rimasti esterrefatti da questa ennesima decisione, non presa ovviamente dal DPCM ministeriale, ma bensì dal nostro governatore Musumeci. Che al riguardo ha ben deciso di chiudere le nostre attività nelle giornate di domenica fino al 3 dicembre, lasciando aperti ovviamente i fioristi all'interno o in prossimità dei cimiteri. Per noi è una cosa allucinante, perché dovrebbe spiegarmi dov'è la differenza tra le nostre attività all'interno dei centri cittadini e le attività che vendono piante e fiori in prossimità dei cimiteri. Vendiamo la stessa identica cosa, quindi non vedo perché questa ennesima discriminazione. Tra l'altro state attraversando un periodo davvero molto fosco. È un periodo molto pesante, il Covid purtroppo non ci sta dando la possibilità di vivere e oltre a questo i vari DPCM con le varie restrizioni hanno reso ancora più impossibile la nostra vita lavorativa. Avete ricevuto dei bonus? Allora, quando da marzo è partito il primo lockdown, sì, abbiamo ricevuto dei bonus da 600 euro per 2 mesi, una cifra ovviamente irrisoria perché noi comunque paghiamo le tasse regolarmente e non ci bastavano. Poi le varie restrizioni ai matrimoni, agli spostamenti, non ci danno modo di lavorare.